Posso? Buongiorno Santo Padre, buongiorno cari colleghi e cari colleghe. Il mio vuole essere un piccolo intervento per introdurre questa splendida mattinata. Ci tenevo particolarmente poiché lo scorso anno, appena eletta Presidente della nostra associazione, mi sono adoperata fin da subito affinché queste udienze con lei, Santo Padre, si concretizzasse e perché tutti noi potessimo vivere questi storici ed emozionanti momenti. I corrispondenti della stampa estera sono venuti qui, oggi, dall'altra riva del Tevere, dalla nostra sede, in via dell'Umiltà 83. Sì, si chiama proprio così, via dell'Umiltà. Siamo 400 giornalisti provenienti da 54 paesi, con tanti credi diversi, che Internet rappresenta una possibilità straordinaria di accesso al sapere. Informazioni che giungono loro su Facebook, Twitter, Instagram, e ho osservato nel suo messaggio, i social media, sono spesso che il nostro dovere è ascoltare la voce di ciascun essere umano, ogni donna, uomo e bambino di qualsiasi ceto. Il vostro è un ruolo indispensabile e quello vi affida anche una grande responsabilità. Vi chiede una cura particolare per le parole che utilizzate nei vostri articoli, per le immagini che trasmettete nei vostri servizi, per tutto ciò che condividete sui social media. Vi esorto dunque a operare secondo verità e giustizia affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere, per incontrarsi, non per scontrarsi, per dialogare, non per monologare, per orientare, non per disorientare, per capirsi, non per fraintendersi, per camminare in pace, non per seminare odio, per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte. Giornalisti umili non vuol dire mediocri, ma piuttosto consapevoli che attraverso un articolo, un tweet, una diretta televisiva o radiofonica si può fare del bene, ma anche, se non si è attenti e scrupolosi, del male al prossimo e alle volte all'intera comunità. Penso per esempio a come certi titoli gridati possono creare una falsa rappresentazione della realtà. In un tempo in cui molti diffondono fake news, l'umiltà ti impedisce di smerciare il cibo avariato della disinformazione e ti invita ad offrire il pane buono della verità. Il giornalista umile è un giornalista libero. Libero dai condizionamenti, libero dai pregiudizi e per questo coraggioso. La libertà richiede coraggio. Vi prego, continuate a raccontare anche quella parte della realtà che grazie a Dio è ancora la più diffusa, la realtà di chi non si arrende all'indifferenza, di chi non fugge davanti all'ingiustizia, ma costruisce con pazienza nel silenzio. C'è un oceano sommerso di bene che merita di essere conosciuto e che dà forza alla nostra speranza. In questo raccontare la vita sono molte attente le donne e vedo con piacere che nella vostra associazione il contributo femminile è pienamente riconosciuto. Le donne vedono meglio e capiscono meglio perché sentono meglio. Vi invito a essere uno specchio che sa riflettere speranza, seminare speranza. E vi auguro di essere donne e uomini umili e liberi, che sono quelli che lasciano una buona impronta nella storia.